arrivato il momento di farsi insieme il primo bagno nella nostra nuova piscina! Il dottor Timothy ci ha fregati di nuovo ed è andato ad abitare in quella casa prima di noi! Vedi il dottor Timothy da qualche parte? No! Sto per tuffare, tu vieni! Una, due, tre! Perché manca l'acqua? È vuota, è vuotissima! C'è qualcosa! Qui dentro è accecante! È caldissimo, il sole brucia qui! Non potete più uscire fino a quando non lo dirò io! Io non credo di farcela, sto per uscire! Dai, dai, vieni qui! Che bellissima giornata! Mi abbronzerò di sicuro. Diventerò abbronzatissima. Che caldo. Pure all'ombra c'è caldo. Troppo caldo, davvero, non ci riesco. Non ce la faccio, non ce la faccio più! Tu cominci a vedermi abbronzata, sono abbronzata secondo te? Ma che ne so io, non vedo niente con questo sole, niente! Dai Eric, perché non vieni ad abbronzarti qui accanto a me? C'è spazio, è grandissima questa piscina! Abbronzarmi? Tu stai pensando ad abbronzarti? Ma davvero Dominique, davvero? Oh sì, è fantastico! Non riesco proprio a capire come fa a essere tanto rilassata e tanto tranquilla. Siamo in una piscina. Sì, ma vuota! C'è caldo, caldissimo e non possiamo uscire da qui dentro. Perché? Perché siamo bloccati. Per fortuna, grazie a questo coso, c'è un po' d'ombra. Altrimenti, non lo so, mi sarei sentito male. Oh sì? Oppure mi sarei sciolto. Sì, sarebbero rimaste le ossa. Ah, non capisco perché fa tante storie. Cosa? Ma hai visto? Ti sei lamentato così tanto che se n'è andato il sole. E adesso io come mi abbronzo? Buongiorno ragazzi, io sono Eric e io sono Dominique e chi siamo noi di Lo Che Si Vede Dietro? Insieme. Io vado bene così, così, così. C'è caldo, è andato via il sole ma c'è caldo. E poi sono stanco, molto stanco, sì. È faticoso stare in una piscina vuota. Che esagerato, ops, hai sbattuto la testa? E a quanto pare è anche pericoloso. Eric, tutto bene? Sì, benissimo. Davvero? Non sembra. Che cosa divertente pensandoci. Questa qui è una cascata. Quando c'è l'acqua da qui scende l'acqua. Eric, tu sei appena cascato dando una testata alla cascata. È divertentissimo. La prossima volta indossa un casco. Cosa? Dominique, ma ti sembra il momento. Avete visto ragazzi? Non è bellissima la nostra nuova piscina nella nostra nuova casa? Certo, sì, però peccato che è vuota, vuota, proprio vuota, senza acqua. Più che una piscina sembra un buco e basta, un buco, sì. Oh, guarda, vi piace la nostra nuova casa con un buco? Villa con buco. Perché devi essere così negativo, Eric? Questa cosa è temporanea, anche se è senza acqua rimane comunque una bellissima piscina. La colpa è del dottor Timothy che l'ha svuotata. Sta facendo di tutto per riuscire ad ottenere la nostra nuova casa. Vuole vivere lui qui, al posto nostro. Ci ha ingannati. Noi siamo entrati qui dentro e lui ci ha detto: ora dovete restare lì finché non lo dirò io. Questa è la sua nuova sfida. Oh, che paura, dottor Timothy! Ovunque tu sia! Probabilmente è lì dentro. Sì, al fresco, col climatizzatore acceso. Il nostro climatizzatore! Ma noi non ci arrenderemo mica solo per questo. Potremmo stare qui dentro, in una piscina vuota, nella nostra piscina vuota, anche per tutta la vita. No, non esageriamo, Dominique, ho degli impegni. Si fa per dire. Ho tantissime cose da mangiare, ci sono tanti snack da assaggiare. Ok, ok, ho capito. Okay. Oh no, sta tornando il sole! Che esagerato! Sembri un vampiro che non può vedere il sole. Voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video se non vedete l'ora insieme a noi di iniziare tantissime avventure estive, magari con la piscina piena. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E adesso troviamo il modo per resistere a questa sfida. Aspetta un attimo, poco fa lamentandomi ho fatto andare via il sole per un po', ma l'ho fatto andare via. So cosa fare. Ullalala, ullalala, piace vieni qua, piace vieni qua. Ullalala, ullalala.
piace, vieni qua, piace, vieni qua, piace, 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 ullala, lullala, lulla, piace, piace, ullala, lullala, lullala, piace, 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 ullala, piace, ullala, piace, ullala, piace, 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 lulla, piace, 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 piace. Ma cosa stai facendo? E soprattutto, che faccia hai? Piace, vieni qua! Piaggia, vieni qua! Sto facendo la danza della pioggia, Dominique, non si vede! Piaggia, vieni qua! Piaggia, vieni qua! Piaggia, 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 vieni qua! Piaggia, vieni qua! La danza della pioggia? Pioggia, vieni qua, pioggia, vieni qua, pioggia, pioggia, pioggia. Questa sarebbe una danza della pioggia? E perché lo stai facendo? Pioggia, 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 pioggia. È chiaro, Dominique, se faccio la danza della pioggia pioverà e finalmente avremo l'acqua in piscina. E anzi, dai, balla con me. Pioggia, 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 che aiutami, cosa? Aiutami. Pioggia, pioggia. Tu pensi di riuscire a far piovere ballando in quel modo? Sai che non è possibile, vero? Non funziona questa cosa della danza della pioggia. Non funziona e poi non penso che tu sia capace di farla. Pioggia, pioggia. Perché tu sai farla? Se sai farla, prego. Pioggia, 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 pioggia. Oh no 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 no, neanch'io so farla, figuriamoci. Ma c'è anche un altro problema. Anche se piovesse per davvero, ci vorrebbe davvero tanta, tanta pioggia per riempire tutta questa piscina. E che problema c'è? Posso anche continuare a ballare per tutto il tempo. Pioggia, 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 pioggia. Beh, almeno se balla non si lamenta più. Pioggia, pioggia, per favore, pioggia, per favore, ti prego, pioggia. Piovi. Sei stanco, non funziona? Oh, sì che funziona, devi solo aspettare un po' di tempo. Sicuro? Sicuro non vuoi smettere? No, pioggia, pioggia, okay. Pioggia. Ok, mentre lui cerca di far piovere, io invece sto pensando un'altra cosa. Devo trovare un modo per prendere le cose che abbiamo lasciato fuori dalla piscina. Ho portato un po' di cose utili lì, nella borsa, vicino alla sdraio, ma sono lontane. Il dottor Timothy ha detto che non possiamo uscire per nessun motivo dalla piscina finché non lo dirà lui. Ma ci deve essere un modo per prendere quelle cose rimanendo qui dentro. Lì, lì, quel bastone, cos'è? È un retino! Eric, fermati, fermati, fermati! Ascoltami, ho un'idea geniale! Per far piovere, conosci altri passi di danza? No, veramente no. Per prendere quella borsa lì. E a che ci serve quella borsa? C'è qualcosa da mangiare lì dentro? No. Da mangiare veramente no. Non pensavo che saremmo stati via tutto questo tempo. Però ci sono tantissime altre cose che possono essere utili. E noi potremmo prendere quella borsa, rimanendo dentro la piscina, usando quel retino. Tu stai chiedendo a me una fatica per prendere una borsa che non ha cibo? C'è! Non ci penso proprio, se non c'è cibo è inutile, inutile, ok? L'ho già detto, è meglio che faccio tutto quanto da sola. Non preoccuparti, ci penso io, grazie dell'aiuto. Oh, tranquilla, non c'è di che. C'è solo un problema. E adesso come ci arrivo lì? Avrete notato che da questa parte della piscina c'è un cratere, un buco gigante. In quel punto la piscina è molto più profonda. Non è un problema quando c'è l'acqua perché puoi galleggiare nuotando. Ma se non c'è l'acqua come adesso, come faccio ad attraversarlo per arrivare lì? C'è solo un piccolissimo percorso. Ok, proviamoci. Ok, vado. Ma Dominique, basta tenermi qui. Dominique, che c'è? Sei sicura che è sicuro? No, veramente no. Ah, va bene, ok. Ma è l'unico modo per arrivare a quel retino. Non mi confondere. Wow, ragazzi, guardate, e diventa sempre più piccolo. Dominique, se cadi lì dentro potresti farti male. Non cado, posso farcela. È solo questione di equilibrio. Wow. Tu saresti caduto di sicuro. Oh, certo. Ok, ci sono, ci sono. Ok, ho preso, ho preso. Ok, brava, brava, brava. Preso! Ce l'hai fatta. Bravissima, ecco, okay, ci okay. Sono, è lunghissimo. Perfetto, adesso non devo fare altro che tornare da quella parte. Opla. Oh, aspetta, è pesante. È pesante questo. Oh. Sono caduta. Ecco, come previsto. Almeno però sei caduta in piedi. Non mi sono fatta assolutamente niente, era tutto programmato. Perfetto. Basta appoggiare questo qui e adesso non resta che uscire da qui. Ok, vai. Aspetta, è scivoloso. Aspetta, aspetta un attimo. Aiuto, no. Ma aspetta, 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 aspetta un attimo. Ce la faccio, ce la faccio. Ok, dai, un passo. No, non è così difficile, forse. Scivolo. Forse sì. Che c'è, Dominique? Non riesci a risalire? Ci sento quasi. No che non ci riesco, non lo vedi? È scivolosissimo. Puoi darmi una mano, per favore? Puoi tirarmi fuori da qui? Fammi riflettere.
Ok, dai. Dai, ti aiuto io, dammi vai, la vai. Mano. Aiuto, okay. Aiuto. Eccomi, eccomi. Grazie, Eric. Di nulla, dolce fanciulla. Chiamami solo eroe. Ok, ok, adesso fammi prendere quella borsa. Vieni qui, mia cara borsetta. Vieni, perfetto, guarda, funziona. Bravo. Funziona alla grande. Vieni qui, borsetta, per favore. Ops, la sto rovinando, povera borsetta degli insieme. Eccola qui. Aspetta, vediamo dov'è che l'ho messo. Eccolo, finalmente. Cosa? Ti prego, non dirmi che hai fatto tutta questa fatica per prendere il telefono. Certo che sì, era importante. Non controllavo il nostro profilo Instagram da tantissime ore. Davvero solo per il telefono? No, no, dai, oltre il telefono ho anche qualcos'altro che potrebbe esserti leggermente utile. Tipo? Dell'acqua, tieni. Oh, grazie. Allora l'hai presa qualcosa di utile. Peccato che non basti a riempire una piscina. Beh, almeno posso berla. Non usciremo mai più da qui. No, resteremo qui per sempre. Sì. Ci farà uscire prima o poi. Prima o poi dovrà arrendersi. Non lo so, Dominique. Non lo so. Potrebbe farci rimanere qui per giorni, mesi, anni. Oh sì, potrebbe farlo. Oh, e come. Ragazzi, mi sto annoiando tantissimo. Non tanto perché sono in una piscina vuota, ma soprattutto perché lui si lamenta. Cosa? Ma è normale, ho fame. E ho solo fatto colazione oggi. Anch'io ho fame, ma è inutile lamentarsi. Un'abbondante colazione. Oh sì, tanta colazione. Io ho mangiato solo una merendina. Una merendina? Eric è un lamento continuo. Ha smesso di lamentarsi del sole e adesso si lamenta della fame. Non mi lamento più del sole perché tanto ormai la zona d'ombra è diventata grande e aumenterà sempre di più. Mi lamento del fatto che non c'è cibo. Tu hai portato quella borsa gigante, super capiente. Senza cibo, non c'è cibo, non c'è niente, niente. Te lo dico già adesso, Dominique. Se non troviamo da mangiare, io mi arrenderò. Oh, no, 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 assolutamente. Tu non ti arrendi, tu resisti. Ok, lì di zucchero. E poi non dirlo, potrebbe sentirci. Se sente che vuoi arrenderti, non ci farà uscire finché non lo farai. Invece no, noi dobbiamo far finta di essere tranquilli e vedrai che ci lascerà in pace e si arrenderà. Va bene, resisto. Basta non pensare più al cibo. È facile non pensare al cibo, no? È facile per tutti, tranne che per... Che ha fatto? È Eric! Eric! No, sono caduto nel buco. Avete visto? È rotolato fin lì sotto! Non c'è niente da ridere qui, Dominique. È strano qua, si muove. Sì, lo so, è strano. Ecco, e adesso ho sprecato le ultime forze che mi rimanevano dalla colazione. Forza, esci da lì, non preoccuparti. Potresti sempre riposarti. Che c'è? È scivoloso! Ah sì, te l'avevo detto. Dominique, aiutami, smettila di prendermi in giro e... Ok, ok, non ti agitare, non agitarti. Ti aiuto, ci penso io, afferra okay. La mia mano, ti tiro io fuori da lì, dai. Ok. Forza, afferra, dai, afferra la mano. Vai. Aiuto, no, no, ma sei pesantissimo. Cosa? Stavo per cadere, Eric. Se cadiamo entrambi lì dentro, chi ci tirerà fuori? È già un problema essere chiusi in una piscina. Essere chiusi nel cratere di una piscina sarebbe peggio. Dominique, metti più forza. Devi tirarmi okay, fuori. Ok, però tu non mi fai cadere, ok? No, no. Piano, 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 piano. Ho un po' di paura. Vieni, tirati. Sei troppo pesante, Eric. Eric, mi dispiace dirtelo, ma non penso di riuscire a tirarti fuori da lì. Sei davvero pesante e io ho davvero troppo paura di cadere lì dentro. Quindi, sai cosa ti dico? Ci rinuncerò. Cosa? No, 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 aspetta, aspetta, che vuoi fare? Vuoi lasciarmi qui? Sì, esattamente. Dopotutto che cambia? Qui o lì? Non cambia assolutamente nulla. Non c'è niente qui e non c'è niente nemmeno lì. Puoi rimanere lì, tranquillo, non preoccuparti. No, 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 Dominique, non puoi farmi questo. Ti prego, Dominique, fammi uscire. Ti prego, Dominique, dai. Dai! Allora faccio da solo. Riuscirò ad uscire, no? Ce la farò! È così difficile! Forse è arrivato il momento di farsi un riposino, così il tempo passerà più in fretta e magari il dottor Timo ti ci farà uscire. Dovresti farlo anche tu, Eric! No, 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 no! Ce la faccio, ci riesco! Che stai facendo? Ce la faccio. Che stai facendo? Guardalo, guardatelo! Ma che è successo? C'eri quasi, Eric! Non ce la faccio più.
Ho esaurito tutte le mie forze. Tanto vale restare qui. Restare qui. Non c'è nemmeno l'ombra qui. Ma perché sono così fortunato? Tranquillo, Eric, non ti preoccupare. Molto presto il sole tramonterà e ci sarà ombra ovunque. Anzi, ci sarà buio. Poi verrà la notte. E se noi saremo ancora qui? Oh no.